SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Tragedia a Riccione. Il cadavere di un'anziana è stato trovato martedì mattina nell'abitazione in cui vive. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di omicidio. Non ci sarebbero segni di effrazione, indagano i carabinieri. Non volevo ucciderlo. Sono queste le dichiarazioni dal carcere della Dozza del 44enne accusato di aver ucciso a Imola domenica sera un giovane marocchino investendolo con l'auto. Nuova tappa bolognese per Matteo Salvini, che ha partecipato alla Befana del Poliziotto su invito del SAP. Il leader della Lega è tornato sui temi caldi in vista delle prossime regionali. Un gruppo di cittadini ha manifestato il proprio dissenso per la presenza del leader all'Antoniano. Le temperature polari non hanno fermato i temerari che, come ogni anno, si sono buttati nell'Adriatico a Pinarella di Cervia per il tuffo della Befana. 132 coraggiosi, arrivati anche da Milano e dal Bolognese, si sono travestiti con i costumi più simpatici per il tradizionale bagno in mare. Lieto fine per la triste storia della Trigone preso a bastonate a Casal Borsetti nel Ravennate la scorsa estate da un turista emiliano. Dopo 4 mesi di cure, l'esemplare è stato rimesso in libertà. Calcio. Tengono ancora banco a Rimini le operazioni di calciomercato. I biancorossi, ultimi in classifica in Serie C, sono vicini alle cessioni di Nava alla Vis Pesaro, Petrovic diretto all'estero e Palma. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro notiziario. Apriamo purtroppo con una tragedia. Un'anziana di 88 anni trovata a cadavere questa mattina nella sua abitazione di Riccione. Sentiamo. Ha tutta l'apparenza di un brutale omicidio quanto accaduto a Riccione. È nella mattinata di martedì che il corpo di Rosa Santucci, 88 anni, viene trovato senza vita in casa dal nipote 43enne che vive con lei. Siamo in Viale Chieti, sulle colline della cittadina del Riminese. La donna, che era autosufficiente nonostante l'età avanzata, viveva nella villetta bifamiliare con alcuni altri nipoti come vicini. I carabinieri sono intervenuti prontamente, non sono stati trovati segni di effrazione o armi e l'appartamento era in ordine. Si desume quindi che la vittima conoscesse il suo assassino. Il volto dell'anziana è stato trovato tumefatto, con profonde ferite sopra l'occhio, come se un corpo contundente l'avesse colpita. Le indagini sono coordinate dal PM Luca Bertuzzi. Il nipote dell'anziana è stato condotto in caserma e ascoltato a lungo come persona informata dei fatti. Le ipotesi quindi al vaglio degli inquirenti vertono su un'aggressione o un litigio, sul posto anche la scientifica per i rilievi di rito. Aggiornamenti su un altro fatto di sangue, l'omicidio di Imola. Dal carcere della Dozza le rivelazioni dell'uomo che ha ucciso in auto domenica sera un marocchino accusato del furto del cellulare del figlio. La vittima dell'efferato omicidio avvenuto a Imola domenica sera è Mohamed Amin El Fatin, un giovane marocchino di 24 anni che abitava nella cittadina da diverso tempo. È stato inseguito e investito in auto da un uomo di 44 anni, padre del 17enne a cui El Fatin pare avesse rubato il cellulare qualche giorno prima. Subito dopo il furto dell'iPhone di ultima generazione c'era stata nei giorni scorsi una rissa tra i due uomini, tanto che il 24enne era stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118, mentre il 44enne era stato denunciato per aggressione.
Ma domenica la vittima del furto chiama il padre per dirgli che Al-Fatin lo aveva minacciato nuovamente. Il padre allora sale in macchina e si mette alla ricerca del marocchino. In commissariato arrivano delle segnalazioni per un'auto che gira nel centro città di Imola a forte velocità, fino a quando la Jeep investe Al-Fatin in via Mameli, una strada stretta senza marciapiedi. Alla presenza del pubblico ministero Anna Cecilia Sessa e del proprio avvocato Luca Sebastiani, l'uomo, come riportano i quotidiani locali, ha dichiarato che non era sua intenzione di ucciderlo. L'investitore si trova chiuso adesso nel carcere della Dozza e presto verrà fatta l'autopsia sul corpo del giovane investito. Sono estremamente critiche le condizioni di un 84enne forlivese ferito in un incidente stradale in tarda mattinata oggi a Forlì. L'anziano, al volante di una Fiat Panda, si sarebbe immesso dal piazzale di un'autofficina nella strada principale, scontrandosi con una Audi Q3 condotta da un 29enne. Ad avere la peggio nell'urto violentissimo, l'anziano, che a quanto pare senza le cinture di sicurezza allacciate, ha sfondato con il capo il finestrino lato passeggero, subendo un esteso e grave trauma cranico, praticamente illeso il conducente dell'altra auto. Il ferito, intubato dal personale del 118, non ha più ripreso conoscenza e attualmente si trova ricoverato al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Voltiamo pagina e parliamo di politica. Il tour elettorale di Matteo Salvini ha toccato nuovamente Bologna. In vista delle regionali del prossimo 26 gennaio, il leader del partito ha accettato l'invito del sindacato autonomo di polizia, che come ogni anno ha organizzato la Befana del Poliziotto. In occasione della festa dedicata alle famiglie degli agenti, Salvini è tornato sui temi caldi del programma elettorale leghista. Sentiamo. Epifania bolognese per Matteo Salvini in visita alla tradizionale Befana del Poliziotto promossa dal SAP e ospitata dall'Antoniano. Il leader della Lega in Emilia-Romagna per il tour elettorale in vista delle regionali del prossimo 26 gennaio è intervenuto sulle scritte apparse sul muro del Cinema Teatro alla vigilia della manifestazione organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia. Vedo da parte di centro-sinistra rabbia, rancore, invidia sociale, attacchi alle forze dell'ordine. Non fa parte della mia natura. Noi portiamo idee, proposte, progetti di cambiamento e io, dove c'è una divisa, sono sempre dalla parte della divisa. Visiterò le carceri a Bologna, a Reggio Emilia, quindi ognuno fa le sue scelte. Vedo molto nervosismo da parte di qualcuno a sinistra. Su piazza e sardine poi... È il bello della democrazia. E poi il 26 gennaio votano gli uomini, non i pesci. Sul fronte elettorale il segretario della Lega ha snocciolato infine le linee programmatiche del partito per l'Emilia-Romagna. Un po' di burocrazia in meno e un po' di infrastruttura in più. Senza miracoli, perché l'Emilia-Romagna è una terra di grandi lavoratori. Però noi abbiamo in testa una regione che aiuta, non che complica, perché purtroppo spesso e volentieri, girando per le imprese, mi denunciano che andare in regione è una complicazione, non è un aiuto, e noi invece vogliamo una regione che aiuta. E l'arrivo di Matteo Salvini alla manifestazione organizzata dal SAPA ha richiamato l'attenzione di un gruppo di cittadini che da piazza Trento Trieste ha manifestato il proprio dissenso. A dare voce al gruppo c'era Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari Bolognesi. Mentre Matteo Salvini faceva il suo ingresso all'Antoniano, la voce della contestazione si è elevata da piazza Trento e Trieste. Qui un gruppetto di cittadini, qualcuno con indosso il simbolo delle sardine, ha manifestato il proprio no alla presenza del leader della Lega in un luogo tradizionalmente legato all'accoglienza. Tra loro anche Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari. C'è un gruppo di cittadini, cioè è sempre stato un luogo di accoglienza, anche all'Antoniano è sempre stato un luogo di accoglienza. Chi lo strumentalizza per finalità politiche, una Befana in questo momento, chi di accoglienza non ha mai parlato, ma ha parlato sempre al contrario, beh, credo che sia giusto, nasce un modo proprio istintivo di ribellione. Mai possibile che una persona che accoglie, di accogliere non ha mai parlato, oggi debba rappresentare l'accoglienza? Beh, Bologna è accogliente, noi lo siamo, quindi... Saremmo disponibili anche ad accogliere anche lui, ma da un'altra parte, non all'Antoniano oggi. Ancora in tema di politica ci spostiamo sul nostro portale tr24.it. Caro Salvini, io sui social avanzo proposte per l'Emilia Romagna, nei comuni ci sono tutti i giorni da 5 anni. Lo afferma Stefano Bonaccini in un post sui suoi canali social. Sui social posti quello che mangi, nei comuni di questa regione arrivi solo adesso in campagna elettorale per fare
propaganda disertando il Parlamento in cui sei stato eletto. La prima differenza è questa, ha detto il governatore uscente ma anche ricandidato per il centro-sinistra. La seconda è che io respingo insulti e odio sui social da chiunque verso chiunque, mentre tu no. Anche da questo si capisce che non conosci l'Emilia-Romagna come è fatta la nostra gente. A proposito, conclude poi il presidente dell'Emilia-Romagna, perché giri tu al posto della mia avversaria? Il 26 gennaio saremo eletti io o lei, mentre tu tornerai a Roma o a fare un'altra campagna elettorale altrove. Voltiamo pagina, ma rimaniamo sempre sul nostro portale. Buone notizie sul fronte Mercatone 1. È stata infatti raggiunta l'intesa per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i 1689 lavoratori in forza nei punti vendite per la sede di Imola. Lo comunica il Ministero del Lavoro precisando che la proroga sarà dal 23 gennaio al 23 maggio e la decisione è stata presa tenuto conto dell'andamento delle trattative in corso per la cessione dei compendi aziendali. Mercatone 1 è attualmente in amministrazione controllata. E voltiamo decisamente pagina, parliamo delle feste che si sono appena concluse, Power Rangers, gemelle Kessler e addirittura un cavallo. Sono alcuni dei travestimenti utilizzati dai tuffatori del 6 gennaio a Pinarella di Cervia. Vediamo com'è andata. Sono stati 132 i temerari tuffatori che hanno sfidato i pochissimi gradi dell'acqua alle 15 del pomeriggio a Pinarella di Cervia per il tuffo della Befana, oramai tradizionale appuntamento del 6 gennaio. 20 in più rispetto allo scorso anno e molti con costumi e travestimenti particolari. Un bagno che viene considerato di buon auspicio oltre che una sferzata di energia. Partecipanti che sono arrivati anche da Milano e dal Bolognese. In acqua devo vedere se al cavallo piace l'acqua oppure no, perché è la prima volta che lo porto al mare. Beh, ti dirò che la giornata è divertentissimo. Bello, bello il sole, ci sta, siamo arrivate noi, quindi è normale che il sole ci abbaglia, giusto? Assolutamente. Beh, prima volta, ma lui è già la seconda, invece Bicchiere è la seconda. Bologna. Beh, freddo, però sì, superpoteri, ci siamo preparati tutti i due mesi per riuscire a questo evento, vero? Sì, assolutamente. È stata dura, fredda, ma noi Power Ranger non molliamo. Non molliamo mai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. C'ho il fiatone per la corsa io. Robel, Milano, provincia, Carbagnate. Siamo venuti al mare per il caldo, perché noi arriviamo da Como dove fa freddo e effettivamente ci sta bene. Soddisfazione è stata espressa anche dagli organizzatori. Diciamo che il merito va in maggior parte ad alcuni nostri associati che in questi anni hanno continuato questa tradizione con impegno e migliorandola sempre di più, e diciamo il pubblico gli ha anche dato ragione, perché la partecipazione di quest'anno poi è una partecipazione record. Parliamo anche di salute, record di vaccini nella provincia di Rimini, ma rimane il territorio italiano con il minor numero di profilassi. Vediamo. Sono ben 55.000 le dosi di vaccino antinfluenzale che sono state somministrate nella provincia di Rimini. Si avverte un'inversione di tendenza rispetto al passato, ma la provincia riminese rimane al fanalino di coda sia rispetto alla regione che al resto d'Italia. Come sottolineato dalla direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica Auslo Romagna, Raffaella Angelini. È atteso un picco influenzale verso la fine di gennaio. Circa la metà dei considerati a rischio continua a non vaccinarsi, tra cui gli anziani e il personale medico, anche se si sono registrati 1.000 operatori vaccinati in più rispetto allo scorso anno. Inoltre, il numero delle donne vaccinate in gravidanza è aumentato, in quanto è stato appurato che il vaccino non si ripercuote sulla salute del feto. Se la prevenzione al morbillo registra un dato del 93% sui bambini di 2 anni, rimane un'incognita il discorso sulla meningite, in quanto non si può parlare di vera e propria campagna vaccinale, poiché il virus può esserci ma non manifestarsi. Al momento in regione non è arrivato alcun avviso di allerta. La tendenza pro vaccini nel riminese resta un dato incoraggiante, destinato a crescere. Parliamo ora del Parco della Resistenza di Forlì, un luogo da tempo al centro di polemiche per la sua condizione di degrado. La Giunta Comunale ha approvato da qualche giorno un progetto di ristrutturazione con l'obiettivo di riportarlo al centro della vita cittadina. Vediamo.
Una volta era il parco cittadino per eccellenza, soprattutto per la sua localizzazione strategica tra Piazzale della Vittoria e Viale Spazzoli. Il Parco della Resistenza era ed è ancora uno dei principali biglietti da visita della città di Forlì. Negli ultimi anni, purtroppo, è stato spesso al centro di polemiche, scaturite dalla situazione di degrado e incuria in cui versava, oltre ad essere stato più volte teatro di fatti di cronaca. Realizzato nel 1816 su disegno dell'architetto Luigi Mirri per dimostrare la riconoscenza del popolo forlivese al pontefice Pio VII, negli anni subì numerosi rimaneggiamenti, ma l'impianto originario portava un'impronta tipicamente illuminista. Ora la Giunta Comunale di Forlì ha approvato un progetto firmato dai progettisti del Servizio Infrastrutture e Mobilità Verde e Arredo Urbano per riportare il parco all'antico splendore. Come si legge sulla stampa locale, l'obiettivo è quello di riqualificare gli arredi, ripristinare i percorsi pedonali, sostituire gli alberi abbattuti e creare tre percorsi didattici, uno geologico, uno botanico e uno ornitologico. L'investimento è di circa 500.000 di euro. I percorsi verranno arricchiti da descrizioni dettagliate e utilizzo di QR code. Importante sarà l'intervento sugli arredi urbani, soprattutto tavoli, rastrelliere e panchine che verranno sostituiti. Verranno inoltre posizionate le canalette e i basamenti che accoglieranno in un secondo tempo anche le videocamere di sorveglianza. Non poteva mancare l'intervento sul verde con la sostituzione di alcuni esemplari di tasso, potare i lecci e ripristino del labirinto, un tempo realizzato con l'alloro. Insomma, un intervento che si spera restituirà alla città di Forlì un importante luogo di aggregazione, lasciato negli ultimi anni un po' nel dimenticatoio. Parliamo ora di una brutta vicenda, ma per fortuna lieto fine. Era stato ferito gravemente con delle bastonate ed è stato invece ora rimesso in libertà dopo 4 mesi di cure il Trigone Sole. Vediamo. Sole è tornato in mare. Il trigone femmina, preso a bastonate sulla spiaggia di Casal Borsetti nel Ravennate da un turista modenese che è stato denunciato, è stato liberato in mare aperto. Curato dagli operatori di Cesta, che si occupano di conservazione e studio della fauna marina, il trigone è tornato a nuotare in Adriatico. Sole ha ricevuto delle terapie che sono servite per cicatrizzare le ferite, per evitare che si infettassero e poi è stata rimessa in forze, è stata alimentata, le è stata fatta una riabilitazione anche per farle riprendere l'assetto di nuoto corretto. Probabilmente ha perso un po' di vista da uno dei due occhi, ma sono animali questi che appartengono alla famiglia degli squali per i quali il senso della vista non è quello predominante, quindi ce la potrà fare senza problemi. Non bisogna essere spaventati da questi animali quando li si incontra, perché sempre più spesso anche con i social c'è notizia di questi incontri ravvicinati nell'acqua bassa. Non bisogna spaventarsi perché loro sono lì per partorire o per accoppiarsi, per compiere il loro ciclo di vita e assolutamente bisogna non infastidirli, non avere paura, stargli lontani e nel caso controllare, perché potrebbe anche assistersi al parto e quindi alla nascita dei piccolini. Forlì Cesena, venerdì le organizzazioni sindacali provinciali hanno proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore del personale dipendente di Start Romagna e addetto al trasporto pubblico locale. Ci saranno possibili ripercussioni sul normale svolgimento dei servizi, mentre sono garantiti dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16. Bologna, nella serata di domenica, la polizia di frontiera ha denunciato in stato di libertà 2 statunitensi per abbandono di animale. La coppia ha tentato di imbarcare una piccola cagnolina razza Jack Russell sul volo per Mosca. Non avendo però idonea documentazione sanitaria, l'imbarco del cane è stato rifiutato e la coppia lo ha abbandonato. Forlì, una donna è stata denunciata a piede libero con l'accusa di accensione pericolosa. Nella tarda serata di domenica gli agenti della Volante sono intervenuti nella via della città dopo che un cittadino aveva segnalato un piccolo rogo al centro dell'incrocio. Il fuoco era stato appiccato da una donna per scacciare il malocchio. Cesena, al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2020-21. Dal 7 al 31 gennaio potranno presentare domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia i genitori di tutti i bambini nati negli anni 2015-2017 che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia comunale o statale nell'anno scolastico in corso. È arrivato il momento dello sport, la linea passa a Marco Rossi.
Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Parliamo di calcio, dopo l'addio di Scotti il Rimini è pronto a cedere Nava alla Vispesaro e Petrovic. In partenza anche Palma, il punto delle trattative nel servizio. È iniziata ufficialmente la settimana del ritorno del campionato di Serie C. Il Rimini sfiderà la Feral Pisalò domenica alle 15 alla Romeo Neri, ma il lavoro sul campo della società non fa altro che alimentare le polemiche tra i tifosi. Nonostante la situazione non fosse positiva già dalla fine del 2019, i biancorossi iniziano l'anno salutando una delle bandiere rimaste in rosa, il portiere Francesco Scotti, che in un video si racconta dispiaciuto di vedere le strade con il Rimini separarsi. Ma la notizia era ormai da qualche settimana che circolava e di fatto Scotti era stato posizionato in panchina già dalla gara contro il Padova risalente al 24 novembre, mancava solo l'ufficialità. Ma come si legge sui quotidiani locali, a cambiare casacca c'è anche Valerio Nava, che firmerà con la Vispesaro un contratto fino al 2021. Il difensore classe 94 si aggiunge alla lista assieme a Petrovic, che probabilmente tornerà all'Entella, proprietaria del cartellino, che lo girerà poi alla Rapide Vienna. E poi Palma, altro colpo in uscita che sta spezzando la piazza. Per Palma c'è l'interesse di qualche squadra di Serie C, ma nulla ancora di ufficiale. In entrata potrebbe arrivare Nicola Borghetto, portiere in lizza alla Bisceglie, il quale potrebbe venire a fare l'under nella porta biancorossa. Infine, in attesa di capire se Zamparo partirà o meno, per lui c'è già l'accordo con il Carpi, ma il suo entourage sta valutando per ovviare al sistema di trasferimenti che lo vincolerebbe a Rimini, a Reggio o a Parma, i biancorossi sono partiti all'assalto di Mendicino, attaccante classe 1990, ora in forza a Monopoli per sopperire all'uscita di Petrovic. Restiamo in sede di calciomercato, ma ci spostiamo sul nostro portale tr24.it. Ha firmato un contratto con Ravenna fino al 30 giugno 2020 il ghanese Eklu Shaka Mavuli. Proveniente dalla SPAL, il centrocampista indosserà la maglia numero 20 e rappresenta il terzo colpo in entrata operato dal direttore sportivo Sabadini. Parliamo ora di motori, siamo giunti alla seconda tappa della Dakar in Arabia Saudita. Procede quindi la corsa dei forlivesi Schiumarini-Gaspari nella competizione. Continua ad essere insidioso anche nella seconda tappa della Dakar 2020 il fondo sabbioso che nasconde pericolose rocce appuntite. Partiti da Al-Vajin Arabia Saudita, R-Team ha dovuto far fronte a 367 km veloci, ma appunto ricchi di brutte sorprese che all'inaugurazione avevano danneggiato il Mitsubishi Pajero VRC Plus in dotazione alla coppia romagnola composta dal pilota Andrea Schiumarini e al navigatore Enrico Gaspari. Nella notte i meccanici avevano apportato significative modifiche al mezzo, consentendo così un arrivo piuttosto agevole a Neom, traguardo della seconda tappa, la più corta dell'intera competizione. Se la prima parte del percorso è stata caratterizzata da un autentico campo minato, il finale invece ha visto i portacolori di R-Team affrontare un altopiano sabbioso, reso vivace da canyon stretti e tortuosi, dove la tecnica alla guida è risultata molto importante per non incappare in incidenti. Nel terzo stage odierno sarà di nuovo protagonista la cittadina di Neom che si affaccia sul Mar Rosso. Un anello di 504 km metterà a dura prova i romagnoli, ora al 64esimo posto della categoria T1 Proto. È tutto per lo sport, Elisabetta, a te. Bene, dopo lo sport andiamo a sentire insieme le previsioni meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Tele Romagna da Andrea Raggini. La giornata di mercoledì 8 gennaio vedrà sempre un tempo stabile per lo più soleggiato in Emilia Romagna. Tuttavia per buona parte della mattinata i cieli tenderanno a essere grigi sulle pianure, specialmente tra Emilia e Romagna centro-occidentale, per la presenza di nebbie a tratti insistenti, che potrebbero appunto insistere per buona parte della giornata, però soprattutto lungo il corso del fiume Po al confine con Lombardia e Veneto. Altrove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, temperature minime comprese tra meno 3 e più 2 gradi, valori massimi tra 5 e 10 gradi, con valori più bassi nelle aree in cui la nebbia tenderà a insistere per buona parte della giornata. La ventilazione si presenterà debole in mare calmo. Per questo appuntamento è tutto. Auguro a tutti voi una buona serata.
Prima di chiudere rivediamo i titoli di questo telegiornale. Tragedia a Riccione, il cadavere di un'anziana è stato trovato martedì mattina nell'abitazione in cui vive. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di omicidio, non ci sarebbero segni di effrazione, indagano i carabinieri. Non volevo ucciderlo. Sono queste le dichiarazioni dal carcere della Dozza del 44enne accusato di aver ucciso a Imola domenica sera un giovane marocchino investendolo con l'auto. Nuova tappa bolognese per Matteo Salvini, che ha partecipato alla Befana del Poliziotto su invito del SAP. Il leader della Lega è tornato sui temi caldi in vista delle prossime regionali. Un gruppo di cittadini ha manifestato il proprio dissenso per la presenza del leader all'Antoniano. Le temperature polari non hanno fermato i temerari che, come ogni anno, si sono buttati nell'Adriatico a Pinarella di Cervia per il tuffo della Befana. 132 coraggiosi, arrivati anche da Milano e dal Bolognese, si sono travestiti con i costumi più simpatici per il tradizionale bagno in mare. Lieto fine per la triste storia del trigone preso a bastonate a Casal Borsetti nel Ravennate la scorsa estate da un turista emiliano. Dopo 4 mesi di cure, l'esemplare è stato rimesso in libertà. Calcio. Tengono ancora banco a Rimini le operazioni di calciomercato. I biancorossi, ultimi in classifica in Serie C, sono vicini alle cessioni di Nava alla Vis Pesaro, Petrovic diretto all'estero e Palma. Bene, davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale serale. Vi ricordo come sempre che per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro portale web tr24.it, ma anche i social Facebook e Twitter. Io vi ringrazio per l'attenzione, a tutti buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.